Ora invito la prossima relatrice, che è la dottoressa Feresin, dottoranda dell'Università di Trieste, che ci porterà un po' di dati sulla psicologia di comunità in Friuli Venezia Giulia, all'università e sul territorio. Buongiorno, io come mi unisco ai ringraziamenti delle precedenti relatrici, ringrazio quindi l'Ordine per aver organizzato questo importantissimo evento e sono molto felice di essere qua e molto emozionata. Sono una dottoranda di ricerca e sono parte del laboratorio di psicologia sociale e di comunità dell'Università di Trieste, interno al Dipartimento di Scienze della Vita. Responsabile del laboratorio è la professoressa Patrizia Romito. In quanto dottoranda, oggi il mio compito è quello di presentarvi il contributo che l'Università di Trieste ha e sta portando alla psicologia di comunità. In particolare, mi soffermerò sull'attività didattica, sulla ricerca e sulla cosiddetta terza missione, quindi sugli interventi che come università e laboratorio attuiamo prevalentemente in ambito scolastico e sanitario. Ho scelto di iniziare questo intervento partendo un po' da quello che è il nostro modello di riferimento, che è il modello ecologico. Il modello ecologico è un modello probabilistico, non causale, che è costituito da quattro livelli: il livello sociale, il livello di comunità, il livello relazionale e il livello individuale. Attraverso questo modello è possibile individuare i fattori di rischio e i fattori di protezione a tutti i livelli. E consente quindi una cosa molto importante, che è quella di incorporare in un unico modello quelli che sono i fattori di rischio biologici, psicologici a livello individuale con fattori di tipo sociale e culturale, e quindi ci consente di lavorare su più livelli. Costituisce inoltre una guida fondamentale ed essenziale per la prevenzione. Utilizziamo come laboratorio, ci occupiamo soprattutto di violenza contro le donne e seguiamo come da linee guida un approccio di salute pubblica. Un approccio di salute pubblica che quindi ha come obiettivo principale quello della prevenzione e si costituisce per quattro punti chiave, che sono quello appunto di definizione del problema. Quindi elaborazione di statistiche, dati, sostanzialmente ricerca, quello di indagine di cause, quindi fattori protettivi e fattori di rischio, l'esplorazione delle modalità che ci consentono di prevenire un determinato fenomeno e diffondere poi le informazioni sui programmi efficaci, quindi valutazione. All'interno quindi di questa cornice si situa il nostro lavoro, il lavoro del laboratorio dell'università, che è costituito in grande parte dall'attività didattica. Vi presenterò quindi quelli che sono i corsi attivi ad oggi nell'Università di Trieste. Inizio dal corso di psicologia di comunità, che è presente nel corso di laurea triennale di Scienze Tecniche Psicologiche, ed è attivo dall'anno 2002-2003, precedentemente faceva parte di un corso più ampio di psicologia sociale, adesso sono due corsi distinti invece. All'interno di questo corso viene seguita una prospettiva di comunità, focalizzandosi su quelli che possiamo definire essere i principi chiave un po' di questa disciplina scientifica, che sono la prevenzione, la promozione della salute, il contesto, l'empowerment. In quanto corso universitario ci concentriamo molto anche sui metodi di ricerca, sia quantitativi sia qualitativi, sulla valutazione degli interventi e sugli strumenti per l'azione. Come vi dicevo, all'interno di questo corso viene prestata particolare attenzione al tema della violenza contro le donne, che è il tema principale di cui ci occupiamo all'interno del laboratorio,
e in particolare presentando ricerche ed interventi che abbiamo svolto su queste tematiche. Un altro corso importante che è stato istituito circa 15 anni fa è il corso di violenza alle donne e ai minori, una questione di salute pubblica, presente nel corso di laurea di medicina e chirurgia al primo anno. Questo corso, diciamo, è nato dall'esigenza che ci è giunta da una vasta letteratura scientifica, che ha messo in evidenza come la maggior parte dei professionisti in ambito sanitario non fornivano alle vittime di violenza delle risposte adeguate e supportive. I primi studi, come quelli di Franken, Reed, della Kelly, mostravano sostanzialmente che nei professionisti sanitari non vi era una formazione specifica su questa tematica, che ha degli impatti poi molto importanti anche sulla salute, e quindi si è pensato di attivare nel 2003 un corso che andasse un po' a supplire, per quanto possibile, queste mancanze. È stata condotta una valutazione sperimentale nel 2010 che era costituita da un questionario sostanzialmente che veniva somministrato agli studenti di medicina del primo anno che seguivano il corso, veniva somministrato a un tempo uno e questi ragazzi costituivano il gruppo sperimentale. Un gruppo di controllo era costituito dai ragazzi dell'Università di Udine, sempre studenti al primo anno del corso di medicina e chirurgia. Quello che è stato rilevato è che al tempo uno non vi erano alcune differenze in merito alle conoscenze sul tema, sull'adesione a pregiudizi legati all'argomento, erano gruppi equivalenti. Dopodiché è stato somministrato al tempo due lo stesso questionario, con delle domande aggiuntive al fine appunto di valutare quello che era l'impatto del corso e i risultati erano molto diversi fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo, emergevano cioè delle differenze molto significative, statisticamente significative, in merito appunto alle conoscenze e all'adesione a pregiudizi legati alla violenza. All'interno anche di questo corso viene seguito un approccio ecologico e multidisciplinare nel trattare le varie tipologie di violenza, le conseguenze che la violenza ha sulla salute e sui comportamenti a rischio, nonché sull'utilizzo dei servizi sociosanitari. Viene analizzato il ruolo del contesto storico e culturale e vengono presentati interventi di prevenzione sempre in un'ottica di salute pubblica. Un corso simile, violenza alle donne e ai minori, è stato istituito a partire dall'anno scorso anche nei corsi di infermieristica, ostetricia, igiene dentale, sempre in un'ottica appunto multidisciplinare e con un approccio di tipo ecologico. Su questa scia è stato istituito nel 2013-2014 all'interno del corso di laurea triennale di servizio sociale il corso violenza di genere, in cui anche qui si è perseguito un approccio di tipo ecologico e multidisciplinare. Vengono affrontati qui in modo completo quelli che sono gli aspetti complessivi della violenza di genere, quali le leggi per il contrasto della violenza su donne minori e il percorso giudiziario che talvolta ne consegue, la situazione dei minori vittime di violenza e il ruolo degli operatori sociosanitari, nonché le loro risposte. Viene affrontata la violenza in adolescenza, la violenza contro le donne e i protocolli specifici operativi attivi in regione e in contesto nazionale. Per quanto riguarda l'attività di ricerca, come già vi annunciavo, all'interno del Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell'Università di Trieste affrontiamo come temi principali la violenza su donne e minori, l'impatto delle varie tipologie di violenza sulla salute, le risposte dei servizi sanitari.
Viene prestata anche attenzione alle discriminazioni di genere, soprattutto nel mondo del lavoro, la violenza nei media, il tema del mobbing e del bullismo e anche del cyberbullismo e la genitorialità. All'interno del laboratorio ci occupiamo anche di valutazione e questo è un aspetto molto importante, quasi centrale del nostro lavoro. La valutazione infatti è assolutamente necessaria e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve essere parte integrante di ogni nuovo intervento in campo sanitario, in campo sociale, quindi prevenzione, promozione della salute, educazione, tutti gli interventi che facciamo in questi ambiti è importantissimo valutarli. La valutazione viene fatta con strategie di ricerca sia quantitativa che qualitativa. L'università finanzia anche diverse borse di dottorato su temi sociali e di comunità e una recente introduzione dell'anno scorso è una borsa di dottorato specifica per tematiche inerenti alla violenza contro le donne e contro i minori. Qui vi riporto alcune ricerche su cui non mi soffermerò, di alcune pubblicazioni recenti che potrete vedere voi avendo le slide a disposizione. Ci tengo solo a farvi presente il primo libro di De Girolamo e Romito, che può essere una traduzione sostanzialmente in italiano di quelle che sono gli orientamenti e le linee guida cliniche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità legate alle risposte efficaci alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne. Importante anche, in quanto operatori, operatrice sul campo, la guida violenza su donne minori, una guida appunto per chi lavora sul campo. Ok. Passo ora dai risultati, diciamo, di ricerca a quelli che sono gli interventi che svolgiamo all'interno della comunità. Inizierò illustrandovi un progetto che è sfociato poi in un sito e gli interventi che facciamo prevalentemente nelle scuole e attività di tipo formativo. Allora, questo che vedete è il sito No alla violenza, scelgo il rispetto, che trovate ad oggi sul web all'interno del sito dell'università. È stato creato a partire da risultati di ricerche condotte negli ultimi anni che hanno messo in evidenza che molti ragazzi e molte ragazze vivono situazioni di violenza. Abbiamo quindi iniziato a domandarci quale fosse il modo migliore per raggiungere e aiutare chi sta subendo che sta subendo violenza e che sta vivendo quindi una situazione di malessere. Ecco allora l'idea di utilizzare il web, un ambiente quindi virtuale, familiare a ragazzi e ragazze, dove iniziare assieme un percorso. L'obiettivo principale di questo sito è offrire informazioni utili per comprendere che cos'è la violenza, quanto è diffusa, come può manifestarsi, quali conseguenze può provocare e soprattutto come uscirne. Sono presenti infatti nel sito diverse informazioni, diversi contatti utili, in particolare relativi ai servizi a cui è possibile rivolgersi per chiedere aiuto. Nel 2009 è stata presentata una prima versione di questo sito che è stata poi valutata attraverso dei focus group costituiti da circa una cinquantina di ragazzi e ragazze delle scuole superiori e nel 2011, a seguito di una revisione, è stato messo online nella forma attuale. Il laboratorio è promotore anche e organizzatore di interventi nelle scuole rivolte a studentesse e studenti, soprattutto delle scuole superiori e agli insegnanti. Qui ho riportato un po' una sintesi di quelle che sono le tematiche degli interventi che facciamo a scuola.
Con gli studenti si cerca di lavorare molto su quelle che sono le basi culturali della violenza, quindi le costruzioni del maschile e del femminile nella società. Vengono fatte analisi critiche dei media, delle pubblicità, dei filmati e si parla di stereotipi e di sessismo. Si lavora sulle emozioni, sull'empatia, sul rispetto al fine di favorire una presa di consapevolezza su quelli che sono i meccanismi della violenza. Si cerca di mettere in discussione i comportamenti di dominazione e controllo e si cerca di discutere su dov'è il limite, quando si può parlare di violenza e quando si può parlare, ad esempio, di conflitto. Si cerca di sfatare i pregiudizi della violenza, fornire indicazioni sui servizi a cui chiedere aiuto e si pone sempre attenzione alla comunicazione e ai nuovi media. Per quanto riguarda le insegnanti, anche qui si cerca di lavorare su una presa di consapevolezza di quelli che possono essere i propri pregiudizi relativamente al tema della violenza. Si cerca di fornire loro le corrette indicazioni sull'ascolto del minore, sugli obblighi dell'insegnante in caso di reati perseguibili di ufficio, in quanto scuole e insegnanti costituiscono un po' un osservatorio privilegiato, ma anche sono dei modelli di comportamento importanti. Questo progetto, No alla violenza in teatro, è iniziato un paio di anni fa e viene tuttora portato avanti. È nato ed ha l'obiettivo di fornire a ragazzi e ragazze degli ultimi anni delle scuole superiori e alle loro insegnanti informazioni e strumenti adeguati per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza. La proposta si articolava su due punti: la formazione degli insegnanti da un lato e un evento organizzato per ragazzi e ragazze che assisteva e le loro insegnanti, che consisteva nella visione di uno spettacolo teatrale Luna di Mele, seguito da un dibattito e una presentazione del sito di cui vi ho parlato poco fa. Il progetto è stato promosso appunto nel 2003 dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Trieste e viene proposto annualmente una o due volte. Sono state coinvolte tutte le scuole superiori di Trieste. Ad oggi hanno partecipato al progetto più di 1000 ragazze e ragazzi con le loro insegnanti. Anche questo intervento viene valutato attraverso dei questionari di gradimento dell'attività più che altro, e finora abbiamo riscontrato delle valutazioni molto positive. E questo progetto ha vinto anche l'anno scorso il primo premio assoluto del concorso Persone Comunità Torino. Per quanto riguarda invece i corsi di formazione, il laboratorio di psicologia sociale di comunità è stato organizzatore e promotore di differenti corsi, sempre sul tema della discriminazione e violenza, che è quello di cui ci occupiamo, e questi corsi sono indirizzati a operatori sanitari, forze dell'ordine, magistrati, insegnanti, operatori dei media e anche avvocati recentemente. Nel 2012 è stato presentato dal Comune di Trieste, attraverso il laboratorio, sempre un corso di formazioni sulla violenza alle donne e ai minori per la Polizia Municipale, che ha vinto il premio dall'ANCI come miglior progetto di comune italiano. Un altro progetto importante è stato il progetto Violenza contro donne e minori nei media, che era costituito da una serie di incontri formativi con operatori dell'informazione. Ha collaborato a questo progetto l'Ordine dei giornalisti e si è svolto alla SIS l'anno scorso, 2 anni fa. In conclusione, mi interessava presentarvi i risultati di Quanto costa il silenzio, che è la prima indagine nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne, realizzata da Intervita Onlus nel 2013.
Il calcolo dei costi della violenza costituisce uno strumento indispensabile per avviare un intervento strategico che porti a una maggior consapevolezza dell'importanza e dell'efficacia della prevenzione. In Italia si stima che la violenza contro le donne costi in un anno 16,7 miliardi di euro, una cifra enorme che tiene conto dei costi economici, quali le spese sanitarie, quindi salute fisica, psicologica, consumo di farmaci, ma anche spese legali di tipo giudiziario, interventi delle forze dell'ordine e quant'altro. Tiene conto anche di quelli che sono gli effetti moltiplicatori economici, che sono legati soprattutto alla mancata produttività delle vittime e di quelli che sono gli immancabili costi sociali o costi umani e sofferenza, che sono stati valutati basandosi sul risarcimento danni fisici, morali e biologici. Gli interventi di prevenzione invece e di contrasto costano in un anno 6 milioni di euro, quindi cifre molto diverse. Molto diverse e davvero discrepanti. Io con la presentazione di questi dati un po' poco confortanti chiudo il mio intervento sottolineando ancora una volta quanto il nostro lavoro debba centrarsi sulla prevenzione e sulla valutazione dell'efficacia degli interventi che mettiamo in campo. Grazie.